Una vacanza all'insegna del movimento e dell'armonia con il paesaggio e con se stessi, dall'ospitalità rurale ai sapori del Grande Lago agli sport più avventurosi fino alla riscoperta della storia. Benvenuti nel Tennese e nell'Alto Garda. Il nostro viaggio tra il Tennese e l'Alto Garda ci porta al Maso Le Quattro Stagioni, sulla strada che da Arco sale verso Padaro. Qui ci accolgono Daniela e Riccardo in questa struttura rurale che, Daniela, propone quello che voi dite un vero e proprio nuovo stile di vita. Cosa significa? Cosa significa? Che da quando abbiamo aperto questa struttura noi praticamente viviamo qui, viviamo insieme ai clienti e con la col fatto anche che facciamo la somministrazione sia della colazione che della cena ci dà la possibilità di conoscere le varie persone che vengono e dare indicazioni anche per percorsi naturalistici con le mountain bike oppure per le arrampicate oppure per passeggiate in montagna. Chiaramente la nostra vita è cambiata perché dal momento in cui ci troviamo qui, stiamo qua tutto il giorno, viviamo insieme ai clienti e il fatto di dare anche la possibilità di poter fare cena qui con noi ci permette di conoscere i clienti, diventano tutti una famiglia, loro si devono sentire a casa loro e ormai sono qualche anno che siamo aperti per cui tutte le volte che vengono ritornano, per noi è una grande festa. Essere una struttura agrituristica significa parlare anche di prodotti aziendali. Beh, chiaramente noi essendo abbiamo un laboratorio di trasformazione prodotti, tutto quello che loro mangiano proviene direttamente dalla nostra produzione, dalle mele, il succo di mela e poi i prodotti trasformati tipo le marmellate, la mattina io preparo tutti i dolci freschi, ho i strudel fatti con le nostre mele, le crostate fatte con le nostre marmellate, per cui loro vivono direttamente in campagna, tutto quello che noi trasformiamo. Un luogo dedicato alla famiglia ma anche alla vacanza attiva e quindi che tipo di turista è il vostro? Beh, il 90% sono turisti tedeschi, stranieri, che amano il mountain bike, le escursioni con le bici, le escursioni a piedi e adesso sta prendendo molto piede anche il discorso dell'arrampicata. Partono famiglie con bambini piccoli e tutti i giorni loro hanno il loro, gli do una mano anche a fare tutti questi percorsi, tutti i giorni li organizzo, gli do una mano dove andare, cosa fare e cerco di aiutarli nella gestione della vacanza, insomma. Qua bisogna fare la mano praticamente perché la macchina fa. Sì, per l'agricoltura. Sì, che pago. Questa è ancora una montagna. No, è una no. Dietro al Maso Le Quattro Stagioni, dietro a questa destinazione agrituristica, c'è una importante azienda agricola aderente a Coldiretti. Dico grande perché 11 ettari di campagna qui nell'Alto Garda sono tanti, no, per un'azienda di montagna. Riccardo è l'artefice, è l'attore protagonista, no, della parte agricola, che è un'azienda di produzione. Sì, io seguo più che altro la parte, diciamo, agricola, frutticola, vitivinicola e olivicola. Abbiamo circa 8 ettari di frutteti piantati per la maggior parte a mele, poi ciliegie, prugne e albicocche, quello che serve per la trasformazione nel nostro laboratorio. Un'azienda come la tua, che vorrei ricordare nasce addirittura nel settore della zootecnia, dell'allevamento, ha fatto del valore aggiunto il suo segreto, no, di impresa, che significa costituire questo agriturismo, ma poi l'altro segreto è la trasformazione del prodotto. Sì, visto la dislocazione in cui ci troviamo, in un contesto che praticamente abbiamo la possibilità di produrre qualsiasi cosa, dagli ortaggi a qualsiasi tipo di frutta, calcolando che abbiamo un clima mediterraneo, essendo in Trentino.
E da lì è partita l'idea di portare avanti e avere un prodotto finito, la trasformazione dei prodotti praticamente. Stiamo vedendo le 5 margherite nella classificazione dei nostri agriturismi. Ecco, cosa significa avere 5 margherite? Ma significa garantire innanzitutto un servizio all'ospite che arriva. Abbiamo i servizi in ogni stanza, abbiamo prodotti diciamo strettamente del luogo, la costruzione è stata fatta con pietre, con legno del luogo, caratteristiche propriamente del posto. In più abbiamo praticamente tutto quello che riguarda il comparto agricolo che crea da punteggio per arrivare alle 5 margherite. Che è il massimo. Sì, è il massimo della classificazione per l'azienda agricola agrituristica. Siamo ad Arco, in località Prabi, dove c'è questa palestra artificiale famosa nel mondo perché questo è il luogo di Rockmaster. Con Albino Marchi, che è il presidente di questa manifestazione internazionale, ripercorriamo le tappe di una storia che fa di Arco questa capitale mondiale dell'arrampicata, un distretto dell'arrampicata, ma anche il luogo dove viene fondata, dove nasce l'arrampicata sportiva, vale a dire dalla roccia ci si sposta sulla palestra artificiale, fondando una disciplina che parteciperà addirittura alle prossime Olimpiadi di Tokyo. Siamo giunti alla 31esima edizione di questa manifestazione. Sì, 31 sono le manifestazioni di arrampicata che si sono svolte ad Arco, 30 sono le manifestazioni di Rockmaster, perché la prima manifestazione che abbiamo organizzato l'abbiamo organizzata ai piedi del Colodri su parete naturale, in abbinamento con Bardonecchia. La manifestazione si chiamava Sport Roccia. Poi siamo scesi più in basso, proprio qua dietro, ai piedi del castello, è nata la seconda manifestazione e lì è nato Rockmaster. Siamo nel 1987. Oggi Arco è una patria, è una destinazione dell'arrampicata, dalle falesie all'arrampicata sportiva. Quindi questa manifestazione Rockmaster ha elevato la notorietà nel mondo di Arco e del Trentino. Ecco, dicevamo, dalla roccia ci si sposta nella palestra artificiale, si fonda uno sport, niente sarà più come prima. No, sicuramente, nel momento in cui l'arrampicata è diventata sport è stato naturale passare su una parete artificiale, questo per ragioni abbastanza capibili, bisognava creare degli standard, siamo davanti alla parete speed, è chiaro che per fare una parete speed e omologare dei record deve essere uguale in tutto il mondo, trovare una roccia uguale in tutto il mondo è praticamente impossibile, per cui era indispensabile passare alle pareti artificiali. Abbiamo visto la prova diciamo di velocità, un'altra prova è il lead, cioè una prova dove si arriva fin dove è possibile, ecco, in altezza. Lead è arrampicata, vuol dire vince chi va più in alto, con difficoltà estreme, diciamo. La terza prova riguarda un'altra disciplina, cioè il boulder. Il boulder, che è una disciplina amata soprattutto dai giovani, perché non ha bisogno di corde, non ha bisogno di assistenza, ha bisogno di un tappeto su cui cadere. Sono passaggi di al massimo 4-5 metri e quando si cade su un tappeto. È molto amata dai giovani e molto praticata nelle palestre. Qui sono passate e passano le grandi firme dell'arrampicata sportiva mondiale. Qualche nome? Ah, beh, diciamo che i campioni sono passati da Glovas alla Ninil alla Jovane, per non parlare del campione del momento Ondra, che qui è di casa, ma è di casa nell'Alto Garda perché è amante soprattutto, Ondra è amato soprattutto della parete naturale e qui trova da sbizzarrirsi. Non solo grandi campioni ad Arco, ma anche grandi firme, nel senso che Arco, anche da un punto di vista economico, diventa il più grande distretto dell'arrampicata sportiva in termini di attrezzatura e di competenze.
Arco presenta 17 negozi di materiale sportivo, sia tecnico che di abbigliamento, che vuol dire un negozio ogni 1000 abitanti. In nessuna parte del mondo c'è questo. È un fenomeno abbastanza particolare che crea anche un turismo commerciale. Arrampicata significa soprattutto un turismo sostenibile, quindi cambia un po' anche, se vogliamo, l'approccio, no, verso questo tipo di turista che privilegia l'ambiente, la natura. Sicuramente, siamo passati da una cultura degli anni 80 in cui questi ragazzi erano un po' anche indisciplinati. Oggi l'arrampicatore è un ragazzo che ama la natura, ama vivere in natura e rispettare la natura. Quella che vi proponiamo è una facile escursione che sale attraverso l'abitato di Calvola e arriviamo lentamente attraverso il bosco al rifugio San Pietro, qui dall'amico Andrea Berteotti che con il suo staff gestisce questa meta, questa destinazione escursionistica, come stiamo vedendo per gli amanti della bicicletta, e quindi, diciamo così, una destinazione che rientra nella montagna. Questo è un balcone sulla Busa, ma siamo già in montagna. Certo, noi siamo la nuova gestione, dal 1 aprile siamo gli attuali gestori, io e il mio staff, Saverio Mercadante che è il mio cuoco e Alessandra che è il nostro braccio sinistro. Stiamo gestendo appunto questo rifugio della SAT, che è un rifugio storico, nasce sulle ceneri di un vecchio eremo di cui fa parte ancora la chiesa, che c'è ancora esistente. Nel 94 è stato ampliato, adesso abbiamo circa 150 posti a sedere tra interni e esterni e abbiamo 17 posti letto. Due camere matrimoniali e due camerate da 6 posti letto. Io ho parlato di rifugio escursionistico, quali sono dunque i vostri clienti? Il nostro target con cui noi ci piace lavorare sono le famiglie. Il rifugio è stato fatto a prova di famiglia, a prova di bambino. Insieme a questo abbiamo inserito degli animali, abbiamo trovato esistenti i giochi per i bambini, come potete vedere. Stiamo creando tutto quanto in modo tale che i bambini e le famiglie possano trovarsi a loro agio e che possano essere contenti e tornare da noi. Vorrei ricordare che il rifugio è raggiungibile a partire qui sotto, da Arco, da Riva, a piedi, e quindi è un po' la montagna, no, degli abitanti della Busa. E poi ci sono delle connessioni con altre destinazioni, altri rifugi, altri percorsi, altri sentieri di montagna. Sì, il rifugio San Pietro, essendo in cima al Monte Misone, è stato per anni il rifugio dei rivani, della gente di Riva. Ci sono 4 sentieri principali che lo possono raggiungere, che sono il 401 da Tenno, il 406 da Canale Calvola, la Valle Omasona e da San Giovanni al Monte. In più, oltre a questi, c'è un sentiero che è un sentiero santo, si chiama Sentiero Frassati, che parte dalla Chiesa delle Grazie e la prima tappa di questo sentiero santo è proprio quella da noi. È un sentiero che poi finisce a San Romedio, quindi sono 5 giorni di cammino. Un punto di arrivo, un punto di partenza con la cucina aperta sia a pranzo sia a cena, all'insegna naturalmente di un menù che non può che essere ispirato dalla montagna. Sì, la nostra cucina, il nostro rifugio resterà aperto fino al 1° di novembre e saremo aperti con la cucina, pranzo e cena tutti i giorni. Abbiamo impostato la gestione del rifugio utilizzando il più possibile prodotti locali, prodotti del territorio, e i nostri piatti sono fondamentalmente tutti quanti tratti dalla tradizione trentina. Tagliatelle con i funghi, strangola preti fatti in casa, con il gorgonzola,
puntine, salsicce, spezzatino e un occhio particolare anche per coloro che non possono mangiare carne, per alcuni piatti per celiaci e per alcune esigenze diverse di clientela e di menù. Nel cuore del Tennese raggiungiamo Canale di Tenno, uno dei più bei borghi d'Italia, e qui da 30 anni si svolge Rustico Medioevo, una manifestazione che non poteva che svolgersi all'interno di questa cornice che si è conservata nel tempo e che oggi viene riportata a nuova vita grazie a queste manifestazioni e a un concetto anche innovativo di turismo sostenibile. Erino Marocchi è il presidente del comitato organizzatore di Rustico Medioevo. Simbolicamente facciamo un viaggio nella storia, ma lo facciamo anche con uno spirito molto pratico, molto materiale, ad esempio la cucina. Certo, la cucina è stata una delle cose principali, perché siamo partiti nel fare la polenta e peverà, dopodiché abbiamo aggiunto un sacco di altri piatti con la polenta, per dire dal baccalà ai gulas, l'impium di galina, e il cosciotto alla rustica, il gulas e tanti altri piatti. Vorrei ricordare la carne salada, che è un simbolo gastronomico, no, del Tennese. Per quanto riguarda la carne salada, la utilizziamo, la teniamo come riserva, perché è una cosa molto particolare per il mercatino di Natale. Infatti a dicembre facciamo i mercatini nei borghi più belli d'Italia, del Trentino, quindi il canale è uno di questi. Naturalmente la musica, lo spettacolo, il folklore sono un'altra anima inquieta, no, di Rustico Medioevo. Infatti tutte le sere di Rustico Medioevo, che si svolge dal 6 al 14, potete trovare degli spettacoli qua in questa piazzetta, dal circo alle musiche medievali, ai burattini per i bambini e tanti altri spettacoli di questo genere. È una riscoperta della vostra identità, ma anche della vostra comunità, perché il volontariato è centrale. Ma credo che sia la cosa indispensabile, perché questa manifestazione, se non ci fosse volontariato, non ci sarebbe. Quindi grazie al volontariato siamo riusciti ad arrivare al trentesimo di Rustico, e spero che ci sia la possibilità di continuare. La festa, lo spirito di Rustico Medioevo ci riporta anche alle feste in costume, dove anche il potere in qualche modo viene, no, preso un po' in giro. Mettersi in costume è un modo per ricreare la tradizione, cioè ritornare indietro nel tempo e far conoscere alle persone che vengono a visitarci come era Canale e cosa c'era, insomma, in realtà. Vi aspettiamo tutti alla 30ª edizione di Rustico Medioevo, dal 6 al 14 agosto a Canale di Tenno. Franco Pivetti è l'ideatore e il coordinatore del programma di Rustico Medioevo. 30 anni di storia che segnano la vocazione di un luogo, che è quello del Medioevo. Sembra quasi che questa architettura chiami il ricordo del Medioevo. Beh, nasce appunto 30 anni fa, e dobbiamo anche ricordare che erano poche le manifestazioni medievali in Trentino. Sicuramente è stata una delle prime. Come nasce? Allora, prima, alla base di, come in ogni paese, c'era una piccola festicciola con la fisarmonica, ballavano, eccetera. Fu allora il sindaco di Tenno, Anno Bonoro, che mi chiese di trovare un qualcosa che fosse un po' più della solita festa paesana. E guardando il borgo, che è un borgo rustico, considerando appunto che appartiene a quel periodo medievale, mi venne in mente proprio l'etichetta Rustico Medioevo. Casa degli Artisti ha accompagnato Rustico Medioevo, richiamando a sé l'attenzione di un mondo, dei critici, degli artisti stessi, quindi un laboratorio.
Sì, beh, poi chiaramente la Casa degli Artisti è in collaborazione con il comitato locale nella manifestazione. Poi durante questo periodo abbiamo sempre fatto anche nel Salone delle Mostre, mostre di un certo livello, proprio per dare la possibilità anche al pubblico che viene a Rustico di vedere un qualcosa di molto interessante. Quest'anno poi abbiamo questa mostra che è un po' una ricerca sul Naif Trentino, con una zona anche di maestri del Naif che vengono da situazioni museali. Roberta Bonazza, curatrice della mostra assieme a Franco Pivetti, una mostra dedicata al Naif a Canale di Tenno, a casa sua potremmo dire. Esattamente, proprio a casa sua, perché questo luogo, è, oltre ad essere bellissimo, è anche un po' Naif a modo suo, legato al passato, e in particolare Casa degli Artisti, che compie il prossimo anno 50 anni, esattamente come la Casa degli Artisti Naif di Luzzara, che assieme a Casa Artisti compie 50 anni l'anno prossimo. Quindi è anche un modo per proseguire rispetto a questa sinergia che già l'anno scorso abbiamo inaugurato con una mostra su Cesare Zavattini, che ha istituito il Museo di Naif a Luzzara, e quindi è un luogo di grande ospitalità, di apertura alle diverse espressioni artistiche, per cui questa mostra si contestualizza benissimo in questo luogo. L'Italia, un paese con tante scuole Naif, qui possiamo assaggiare alcune opere, alcune firme che ci riportano sicuramente in ambito nazionale, ma che valorizzano anche artisti trentini. Certamente, è stato proprio... Il lavoro è interessante per questo, perché noi abbiamo tenuto Luzzara come luogo di passaggio, cioè tutti gli artisti trentini presenti in mostra, a partire dal nostro grande Carlo Sartori, che vince nel 73 il premio Naif a Luzzara e che dopo 10 anni decide di allontanarsi da questo genere, ma perché lui ha imparato, si è nutrito di questa cosa e poi dice io non voglio etichette, no? Ma dopo Carlo Sartori abbiamo Amedeo Marchetti, che ha sempre frequentato Luzzara, abbiamo Anna Martani, di 89 anni, di Baselga di Pinè, abbiamo la Silvana Groff, grande, altro nome trentino, abbiamo Andrea Fusaro, grandissimo, con i suoi colori, esilerante, Marco Berlanda e Orsolina Bugna, questa signora di Bersone, che anche lei ha frequentato Luzzara per più di 20 anni. Ed eccoci dunque in conclusione, un ringraziamento a tutti gli amici del Tennese. Girovagando, come sempre, osserverà circa un mese di vacanza e quindi noi ci vedremo come sempre con il mese di settembre. Ciao, arrivederci.